È bello ritrovarsi assieme per vivere questo momento di devozione che segna in modo particolare l'Arma dei Carabinieri, ma si uniscono due pensieri, quello rivolto alla Madonna come Virgo Fidelis e quello rivolto tutto maceratese alla Madonna come Madonna della Salute. Sono andato cioè a rileggere il breve apostolico con cui Papa Pio XII, l'11 novembre 1949, istituì per il 21 la festa della Virgo Fidelis. Il Papa, dietro sollecitazione dei cappellani militari dell'arma, che gli testimoniavano questa devozione, decise di fare proprio una istituzione ufficiale di questa festa con una rilevanza del tutto speciale. E all'inizio del decreto di istituzione di questa festa, oggi la nostra società è definita una società liquida, dove tutto si scioglie, dove tutto si cambia, dove tutto salta, dove tutto si muove. Il valore della fedeltà è invece ancora importante. Su me ci puoi contare. Questa è la parola della fedeltà. E ne abbiamo bisogno. Di questa virtù diedero appunto coraggiosamente fulgentissimo esempio i militari italiani addetti alla pubblica tutela chiamati carabinieri. I loro cappellani militari suscitarono in essi un'intensa devozione verso la Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio, col titolo di Virgo Fidelis, come è invocata nelle litanie lauretane. I cappellani hanno detto: fidatevi del Signore e chiedete l'aiuto della Madonna. Consiglio semplice, ma molto saggio. Chiedete la forza che viene da Dio per intercessione di Maria Santissima. E allora il Papa dice: per questo mi sono convinto a istituire la festa della Virgo Fidelis e caratterizzarla come patrona speciale, specialissima dell'Arma dei Carabinieri.